Buonasera a tutti, siamo a Scanzano Ionico nella piazza Gramsci. Tra poco qui avrà inizio la manifestazione Scanzano E, che comprende un premio per sportivi e giornalisti, comprende un festival canoro e comprende anche esibizioni di un gruppo che si chiama, presidente? Setti Clavio Band. Con noi c'è la presidente dell'associazione organizzatrice, la Basileus, Emanuela Zito, giusto? Sì, giusto. Presidente, ci vuoi presentare gli ospiti che abbiamo qui stasera con sì, te? Vi presento subito Pier Francesco Ferrara, volto noto di Sky News. Giovanni Caprara, campione di biliardo paraolimpico. Buonasera. E Luigi Di Santo, campione di Jiu-Jitsu brasiliano. Beh, questo te lo devo chiedere perché le arti marziali ce ne sono tantissime. Presidente, che succederà stasera? Allora, stasera conferiremo delle onorificenze a giornalisti per l'appunto e a sportivi. Abbiamo optato per queste due categorie perché i giornalisti, voi tu, giornalisti tutti, ci siete stati molto vicini in questi ultimi tempi per tutte le vicende, lieti e meno, che si sono susseguite nel nostro territorio. Invece per quanto riguarda gli sportivi abbiamo dato spazio a quella che è poi la natura stessa dell'associazione e quindi allo sport, volendo far vedere poi a un pubblico più piccolo quello che si può raggiungere attraverso lo sport quindi come cultura. E a Scanzano ci sono le premesse quest'anno perché abbiamo avuto certo grandi successi nello sport, la squadra di calcio che ha fatto il salto di categoria, certo, Caprara, Di Santo, insomma tanti ragazzi che si sono messi in luce. Esatto. E poi ci abbiamo i giornalisti, cominciamo da Pier Francesco Ferrara. Pier Francesco, nessuno è profeta in patria, invece... Ma sì, diciamo che insomma la nostra è una professione insomma non ha territorio da questo punto di vista, quindi cerchiamo di portarla avanti al meglio con responsabilità, con serietà, sono insomma i criteri principali e obiettività, come sai benissimo. Sei contento comunque di ricevere un premio nella tua Scanzano? Assolutamente sì, insomma ecco, ricevere un premio, comunque un riconoscimento nella propria terra, nel proprio paese, insomma è sempre piacevole, insomma, ed è insomma un onore. Grazie per Francesco, tanti auguri. Giovanni Caprara, tu mi hai promesso un'intervista, stasera ti faccio solo una domanda. Ti aspettavi dopo questo passaggio dal calcio balilla al biliardo tutta questa attenzione nei tuoi confronti? Sinceramente no, sono rimasto molto colpito. Devo ringraziare la cittadinanza che mi sta sempre vicino, ma soprattutto chi mi supporta e mi sopporta, che è la mia famiglia e tutti gli amici che mi fanno andare avanti in questo sport. Al primo anno dei campionati italiani sei arrivato terzo, sì, giusto? Sì, sono arrivato terzo al campionato italiano paralimpico a San Benzano. Di biliardo. Quale categoria? Che il biliardo ci sono tante? 5 birilli. Senti, l'anno prossimo devi puntare al primo posto. Punteremo per arrivare più in alto. Si sta lavorando e ci stiamo allenando per quello. In bocca al lupo, Giovanni. Crepi. E poi ci abbiamo Luigi Di Santo, giusto? Sì. Buonasera. Tu fai arti marziali. Sì. C'hai una palestra qui a Scanzano. Sì, corretto. Ti aspettavi questo premio? No, assolutamente no. Quando mi hanno mandato il messaggio mi ha veramente stupito, infatti ringrazio la presidentessa per questo riconoscimento veramente gradito. Tu hai partecipato a quale campionato? Ho partecipato agli europei di Jiu-Jitsu e poi agli intercontinentali il mese successivo. Hai ottenuto dei buoni piazzamenti? Agli europei mi sono qualificato terzo e all'intercontinentali è andato un pochino meglio, mi sono qualificato secondo come quindi prima esperienza. Abbiamo un quasi campione del mondo qui. Sì, però non lo diciamo perché l'anno prossimo vorrei riprovarci. Dobbiamo puntare, sì, anche per quanto ti riguarda, ancora più in alto. Sì. Senti, c'è una palestra, i ragazzi ti seguono? Sì, e ho un gruppo di agonisti tutti giovani, siamo molto affiatati e tutti agonisti. Anzi, se qualcuno si vuole unire, che ben venga. Presidentessa, Scanzano E, prima mi hanno chiesto, ma hanno intervistato anche me stasera, che premiate anche me, diciamolo questa cosa, mi hanno chiesto Scanzano E,
concluda la frase. Scanzano è perché Scanzano deve essere. Grazie a tutti, buona serata, grazie. Buona festa qui a Scanzano Ionico. Grazie. Grazie mille, grazie. Allora, io volevo... Ciao, Marco. Ciao.